chiamo Alexander Zverev, ho 21 anni e sono bianco orfano. Vi racconterò la mia storia e quella del mio popolo sin dalle origini. Parliamo degli anni 700, anni in cui il popolo nero, che abitava nelle terre dell'Africa, iniziò a conquistare e colonizzare tutti i territori confinanti, riuscendo ad arrivare attraverso il grande mare, sino alle coste dell'Europa. Qui, dove ci sono le mie radici, i neri inizieranno a distruggere e a sottomettere tutti, trasformandoci in un popolo di sottomessi. E tuttora, negli anni 60 del Novecento, passati ormai secoli da quella fatidica colonizzazione, io e miei fratelli dobbiamo ancora sottostare alle regole ingiuste e insensate dei neri, che non hanno mai dimostrato pietà verso di noi. Infatti, i miei genitori morirono, trucidati, incolpati di un crimine che non avevano commesso, ma al contrario il vero colpevole era un potente nero cancelliere. Ed io nello stesso modo morì, ma con una differenza. Io morì gloriosamente perché il mio nome, Alexander Zverev, passò alla storia come colui che guidò la prima rivolta di bianchi e neri, che scesero in piazza per gli stessi valori, renderci tutti uguali. Purtroppo, quella prima rivolta, come vi aspetterete, sarà conclusa nel sangue, ed io così morì. Ma le rivolte non si fermarono, e tutti continuarono a battersi per i nostri diritti, sia neri che bianchi, che scendendo in piazza chiedevano uguaglianza. Adesso, dopo svariate battaglie, sia verbali che fisiche, i bianchi convivono con i neri, avendo le stesse possibilità e gli stessi diritti.